Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati nel nostro nuovo impianto di barbatelle. Come vedete, queste, per chi non avesse visto i video precedenti, queste sono le barbatelle alla fine del loro ciclo vegetativo, che poi verso febbraio-marzo verranno innestate con la varietà da noi scelta. Oggi cosa facciamo? Oggi, come vedete, dopo che il terreno è stato fresato, non è venuto proprio bene, eseguiremo un'altra fresatura prima di alzare il vigneto. Oggi cosa facciamo? Andiamo a effettuare la zappatura delle barbatelle, cioè andiamo a togliere terra vicino e eventualmente a tagliare le radici dove si sono create dal fusto, di solito al primo internodo, dove daranno fastidio per eseguire l'innesto. Quindi noi, ecco, come vedete in questo caso, questo è il fusto della barbatella che continua. Questa è la radice che si è sviluppata dall'internodo. Noi cosa facciamo? Andiamo a eliminarla. Andiamo a eliminarla sia perché questa radice ci potrà dare fastidio durante l'innesto, e sia perché le radici sono troppo sopra, quindi durante le lavorazioni con tutti gli attrezzi possiamo intercettare le radici e quindi strappare il fusto principale della pianta. Io direi di procedere. Una volta eseguita la zappatura intorno il fusto delle barbatelle, come vedete sono state messe alla luce le radici che si sono sviluppate dal primo internodo del fusto principale. Come già vi ho detto, queste radici a lungo andare creano danni sia durante il passaggio degli attrezzi, durante le lavorazioni, e anche perché se noi le lasciassimo, queste radici a lungo andare prendono il sopravvento sulle radici sottostanti della barbatella, visto che la parte del fusto della barbatella era lunga 30-40 centimetri. Qui siamo ad appena 10 centimetri dalla testa della barbatella, quindi le radici che sono posizionate più giù nel terreno andrebbero man mano non seccando, ma quasi perdendo, visto che
e radici si sono sviluppate in questo caso tutto intorno. Quindi noi cosa facciamo? Le eliminiamo, quindi le tagliamo, non le tagliamo molto radenti vicino al fusto per evitare sempre che il secco possa entrare all'interno del circuito linfatico, visto che poi queste barbatelle le andremo a tagliare per innestarle. Quindi cosa facciamo? Appoggiando il battente vicino al fusto principale, le tagliamo lasciando questa parte di legno che poi seccherà. Questa è un'operazione che andava fatta molto prima, in quanto se le radici fossero state così sottili, noi avremmo potuto tagliarle senza recare danni alla pianta. Purtroppo ciò non è stato fatto, in quanto questa operazione andava fatta quest'estate, però visto il forte caldo che c'è stato, per evitare che le barbatelle potessero seccare, abbiamo ritardato. Ritardando questa operazione e avendo avuto poi in seguito molte piogge, le radici si sono così sviluppate. Tagliamo anche la parte che va nel terreno. Giriamo tutto intorno alla nostra pianta, come vedete ne sono parecchie di radici, non sono tutte così, ogni pianta c'è chi non ha emesso nessuna radice, chi invece, come in questo caso, se ne sono sviluppate molte. Bene, una volta tagliate tutte le radici, la pianta si presenta così. Adesso c'è meno rischio di strappare il fusto principale durante le lavorazioni e le radici sottostanti hanno più modo di svilupparsi. Come vedete c'è anche una nota differenza tra il fusto sottostante alle radici e questo superiore che è stato nutrito anche da quelle radici che abbiamo appena tagliato. Siamo passati ad un'altra pianta, come potete vedere in questo caso la pianta è stata piantata più giù nel terreno e come vedete ha cacciato molte radici, in questo caso di diametro inferiore alla pianta precedente, quindi andiamo sempre a tagliarle, visto che si trovano proprio dove noi andremo a effettuare l'innesto. Lasciamo sempre una parte di legno per non arrecare danni al fusto principale. Qui, come vedete, ci sono altre radici, ma di queste non ci interessa anche perché si sviluppano verticalmente nel terreno e non sono poste tanto superiormente. Eliminiamo giusto qualcuna che è più sottile e quindi non arrechiamo danno alla pianta. Purtroppo, come vi ho detto, questa operazione non è stato possibile farla in precedenza e quindi le radici si sono molto sviluppate. In quest'altro caso, come potete ben vedere, non c'è stata nessuna emissione di radici dal fusto principale qui superiormente, quindi come vedete è molto omogeneo la parte di legno superiore, sia superiore che inferiore. Qui non ci saranno problemi, verrà tagliato e eseguito l'innesto, visto che l'internodo è abbastanza lungo da poter eseguire un'ottima innestatura.
Una volta finita questa operazione, non andiamo a fare altro che rimettere il terreno vicino la barbatella per evitare che il fusto si asciughi, cosa che non deve succedere visto che la pelle deve essere sempre umidita. Una volta terminato, le piante si presentano così. Come vedete, le piante sono ben robuste, questo perché hanno avuto una bella vigoria, quindi vedremo durante l'innesto se procedere ad innestare due marze su una pianta oppure una, se troviamo la marza della giusta dimensione, visto che sono molto robuste. Io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Commentate se avete qualche domanda o parere. Noi ci vediamo prossimamente. Sicuramente vedrete il video dell'alzata della struttura. Ciao a tutti.